Questa è la versione web di Midjourney. È ancora una beta, vedete qui in alfa, anzi è un alfa a questo punto, quindi non è ancora quella definitiva ufficiale, però si può già usare. In questo momento la possono usare quelli che hanno creato almeno 100 immagini. Diciamo, è un'ottima alternativa a Discord, non ha ancora completamente sostituito tutte le funzionalità di Discord, ne ha alcune che su Discord non ci sono. Ad esempio, una funzione che trovo molto comoda è proprio la composizione, come è fatta la pagina, che mette al centro le immagini. Quando si entra, come si tro ci trova in questa situazione, al centro si trovano le immagini, quelle, diciamo, condivise dalla community. Diciamo che credo sia noto che a meno che non si attivi l'opzione stealth e si facciano alcune operazioni, tutto quello che viene generato in Midjourney viene visto da tutti e tutti vedono quello che fai tu. No. Comunque, tornando a questa pagina, perché mi piace aver messo al centro le immagini? Perché è possibile vedere come sono state create. Per esempio, posso andare qui e vedere qual è il prompt utilizzato. Non solo, cliccando sul nome dell'autore, posso aprire il suo profilo e posso vedere quali immagini genera. Posso andare ad aprirle e diciamo girarle, capire un po' come lavora, che cosa fa. E questo è, credo, un ottimo modo per imparare. Qui fra le varie opzioni c'è anche quella delle immagini a cui io ho dato i like. E questa chiacchierata nasce da un'immagine che ho incontrato, che è questa. Allora, la caratteristica di questa immagine è che è stata creata senza utilizzare un prompt testuale, ma usando solamente due immagini di riferimento. Questa e questa. Quindi ha usato la tecnica dell'image prompting. Questo autore, diciamo che lavora molto utilizzando questa tecnica. Trovo che sia una tecnica molto molto interessante. La cosa che volevo dire, oltre diciamo, al parlare della tecnica in sé, è che è una cosa che viene utilizzata già da tempo, non è una novità di Midjourney. Anche Stable Diffusion permette di applicare questa tecnica. Questa è l'interfaccia di Focus, che è una delle interfacce di Stable Diffusion. Perché faccio vedere questa? Perché già per come è impostata, diciamo, ha proprio una parte specifica per l'image prompting. Infatti, se io attivo Input Image Prompt, c'è proprio l'opzione. Posso aggiungere fino a quattro immagini e utilizzare queste quattro immagini senza nessun input testuale come prompt. Se poi attivo anche il pulsante Advanced, attivo alcune funzioni che secondo me sono molto utili e che su Midjourney non si trovano. Per esempio, questa voce Stop at e questa voce Wait. Allora, quando si genera un'immagine, qualunque sistema che si chiami Midjourney, che si chiami Stable Diffusion, quello che vi pare, l'immagine non viene generata immediatamente, ma si passa attraverso un certo numero di cicli. Per cui si parte da un'immagine diciamo molto, molto rumorosa e riconoscibile, e poi attraverso un certo numero di cicli si arriva all'immagine finale. La funzione Stop at dice, quando io carico un'immagine in questi box, quindi dico prendi come riferimento questa immagine e questa immagine, supponendo di caricarne due, diciamo la funzione stop at dice a quale percentuale di questi cicli di lavorazione devo smettere di prendere in considerazione questa immagine. In questo caso 0,5, questa è una percentuale, 0,5 vuol dire al 50% dei cicli devo smettere di prendere in considerazione questa immagine. Weight invece è il peso che voglio che venga dato a questa immagine. È un valore che varia tra 0 e 2, quindi non è una percentuale. Niente, quindi gli dice semplicemente dai relativamente poco valore a questa immagine, oppure oppure dai relativamente tanto o tantissimo valore a questa immagine. Adesso faccio qualche prova.
Ho caricato due immagini, tra l'altro due immagini che avevo generato con le intelligenze artificiali, e proviamo a mescolarle, usare queste immagini per generare un'immagine nuova. Visto che si tratta di architettura, scelgo, diciamo, questo tipo di formato, quindi un formato verticale, e vediamo che cosa succede con impostazioni default. Quindi 50% stop at, quindi entrambe le immagini vengono considerate solo fino nella prima metà del ciclo di lavorazione, e metto allo stesso valore iniziale, quindi entrambe pesano allo stesso modo. Sta generando. Quindi l'immagine finale è questa. Credo si possa dire che è un miscuglio delle due, giustamente, viste come sono i parametri. Provo a fare una variazione. Allora, la variazione è: della prima aumento, diciamo, il valore di stop at, cioè nel senso gli dico di tenere in considerazione diciamo, fino al 90% dei cicli questa immagine. Della seconda aumento il peso, la porto su 1,6 più o meno, 1,5, 1,6. Vediamo che cosa succede. È per capire quale dei due parametri, delle due funzioni pesa di più nella generazione di un'immagine. Mi sembra che sia più vicino alla seconda immagine che alla prima. Quindi, diciamo, questa prova veloce dice che è più il peso che si dà a un'immagine che diciamo, la percentuale di cicli di lavorazione in cui la tengo in considerazione a influire sul risultato finale. Se a questo punto porto il peso della prima a un valore comparabile con il peso della seconda, vediamo che cosa succede. Mi aspetterei, viste le due prove veloci fatte prima, che somigli di più, il risultato finale somigli di più alla prima. Ecco, in effetti mi sembra che somigli di più alla prima, con elementi della seconda. Quindi io credo che questa sia una tecnica molto interessante. È che si può utilizzare. Il fatto poi di poter usare come immagine di riferimento immagini che si sono create con l'intelligenza artificiale aumenta le potenzialità di questa tecnica. Ci avete mai pensato a utilizzare un image prompting? L'avete mai usato? Avete fatto qualche prova? Volete fare qualche prova dopo questo video?